aggiustarlo. Sì, con Pikachu potrei farlo. Sì, con Pikachu! Il poster è stato riparato. Ok, siamo pronti a tornare nel parco dei desideri ancora una volta. Cosa sta succedendo? Cos'è questa musica da truppa? Oh mio Dio. Ce n'è uno che è rimasto indietro. Bisharp, cosa c'è? Sì, ciao anche a te, ciao, cosa vuoi? Fermi! Mi hanno appena informato che dei Pokémon sono spariti, dopo essere passati attraverso quel misterioso poster. Avete intenzione di rapire la signorina Snivy, non è vero? Ma che diamine... No! Signorina, l'hanno imbrogliata, farò di tutto per fermarvi! Avete sentito il capo? Tutti a propri posti! Snivy, digli qualcosa. Snivy? Snivy! Ok, ci troviamo a combattere contro Bisharp. Quando sarebbe bastato un chiarimento da parte di Snivy. Ok, Bisharp è abbastanza complicato. Cerchiamo di toglierci di mezzo i Ponyard. Forza, ok, perfetto. Ora pensiamo a lui. Wow, quella l'ho evitata per un soffio. Vieni qui, vieni a giocare con Pikachu. Un momento, ma quelle linee a terra bianche quando sono comparse? Non me ne sono accorto. Comunque abbiamo sconfitto Bisharp! Bisharp, ti preoccupi troppo? Pikachu e Ash a volte stanno indagando sulla scomparsa dei Pokémon. Pensi che dei tipi così innocui possano davvero rapirmi? Innocuo a chi? Chiedo scusa, sono arrivato a conclusioni troppo affrettate! Il capo è un po' impulsivo, perdono, perdono! Ehi, Zorua? Siete davvero forti, ma sentite, volete che vi racconti la mia storia? Nope. Vabbè, dai, raccontacelo. Vuoi parlarci della tua amica che si trova nel Parco dei Desideri? Ogni particolare che possa aiutarci nelle indagini è più che gradito. A portare nel Parco dei Desideri i Pokémon dell'area floreale è stata proprio la mia amica Zoroark. Maledetta! Cosa, la tua amica fa parte della cricca del Parco dei Desideri? Non sarà allora che anche tu... Tan tan tan! Aspettate, fatelo finire. Zoroark non sapeva che dal Parco dei Desideri è impossibile tornare. Quando l'ha scoperto ha cercato di riportare indietro i Pokémon dell'area floreale ed è proprio allora che l'hanno catturata. Capisco, ma se così stanno le cose dobbiamo andare subito a salvarla. Anche Pikachu sta cercando un amico nel Parco dei Desideri. Davvero, la vostra presenza mi dà coraggio. Sapete come aprire la porta del poster? Ovviamente, l'abbiamo appena riparato. Sì, ci riuniamo tutti insieme davanti alla porta e desideriamo che si apra. Perché non chiediamo aiuto anche ai nostri amici dell'area portuale? Zoroark mi ha detto che ad aprire la porta del poster possono essere solo i Pokémon che hanno un forte legame con l'area in questione. Fail! Per questo dovremo chiedere aiuto agli amici dell'area floreale. E pare che nel caso del poster del mulino sia importante visualizzare l'immagine del vento. Ehi, ora che ci pensi, i Pokémon che sanno volare devono essere molto bravi in questo. I Pokémon che sanno volare, eh? Ho fatto amicizia con qualche Pokémon volante, non mi ricordo. Vabbè, comunque ho fatto abbastanza amicizia tra la parte scorsa e questa, quindi... Credo di essere pronto per entrare. Non so se il mio cuore e i miei muscoli del braccio sono pronti abbastanza, ma proviamo lo stesso. Ok ragazzi, fatevi avanti, vi ricordate la procedura? Scyther! Cos'è quello? Cotonee, Fungus, Amoongus, Oddish, Carrablast, Caterpie, Mankey e Magikarp! Sì, proprio lui. Siamo pronti? Scuotete quel dannato Wiimote, c'è anche Snorlax lì dietro, perché non è arrivato insieme agli altri? Forza scuoti, scuoti, c'è anche Kakuna. Oddio, non l'ho visto prima. Forza scuoti, c'è anche un Timepole là dietro, ma perché non li ho visti arrivare? Forza ragazzi, dai, 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 3 secondi! Sì, sì, perfetto, ce l'abbiamo fatta. 14.060, perfetto! E per la seconda volta, questa volta però dall'area floreale, riusciamo ad aprire la porta del Parco dei Desideri!
Ok, andiamo, prendiamo Zoroark e torniamo. Oh, siamo spuntati in una nuova zona del Parco dei Desideri. Questo è un po' più colorato. Quindi è qui che sono finiti gli altri Pokémon dell'area floreale. Ma quanti fronzoli qui dentro! Chi ha progettato questo posto ha davvero un gusto veramente discutibile. Ho detto due volte davvero. Complimenti alla mia dislessia. Zoroark, come stai? Zoroark, meno male, sei sano e salvo! Nessuno passa di qua! Che c'è? Qualcosa non va? Zoroark non sa chi siete. Chi è questa volta? Gotita? No, sì, è Gotorita. Ah, sei tu! Chi l'avrebbe mai detto che sareste giunti fin qui? Zoroark, mandali via! Zoroark, sono io! Dai, non dirmi che non mi riconosci! Io so cosa può risolvere questa situazione. Una partita indovina chi! È nero? Ha dei contorni rossi? È Zorua! Ok, basta, la smetto. Lotta contro Zoroark. Useremo Pikachu. Zoroark non è molto forte, quindi potete batterlo tranquillamente. Basta evitare il nero pulsar che vi lancia. Dovrebbe essere il nero pulsar. Io vado comunque in tutto. Ha anche una barra di energia abbastanza corta. Non corta quanto la nostra, però. Comunque dalla prossima parte, dal prossimo episodio, anzi no, non dal prossimo, perché non penso di riuscire a finire il Parco dei Desideri in questo. Nei prossimi episodi ci alleneremo di nuovo. Ciao Pikachu, come stai? Ciao! Ma ciao! Come stai? Basta adesso. Non è andata proprio secondo i piani, Gotorita. Ma com'è possibile? Avete messo Zoroark al tappeto! Con tutta la fatica che avevo fatto per controllarla! Non mi resta che ritirarmi, ma non la passerete liscia! La passerete gassata! Basta. Basta, basta, smetti di fare queste battute. Ciao. Oh, ma che mi è successo? Zorua? Mi stavi cercando? Per fortuna ora stai bene, Zoroark! Mi dispiace. Ti ho fatto passare un brutto momento. Ma chi sono questi Pokémon insieme a te? Non li ho mai visti. Pikachu, lasciavo te Snivy. Mi hanno accompagnato qui, al Parco dei Desideri. Capisco, allora vi devo ringraziare. Facciamo amicizia con Zorua! Facciamo amicizia anche con Zorua, perché stai un po' calmo, ho fatto un salto mortale all'indietro. Capisco che sei contenta di fare amicizia con il dinamico trio, ma... insomma, si contenga, signorina. Piplup? E grazie a lui si è capito che insidie si celano nel Parco dei Desideri. Evviva! Allora Piplup non è stato catturato! Se cercate Piplup, lasciate che vi aiuti. Possiamo dividerci per le ricerche, mi raccomando. State attenti, in particolare al guardiano del supergioco, Chandelure. Chandelure, eh? Anche se Zoroark ha detto di stare attenti, forse la cosa migliore è proprio sconfiggere Chandelure e chiedere a lui dove si trova Piplup. Come siamo perspicaci, signorina Snivy. Dunque, andiamo a prendere Chandelure. Però ho una brutta notizia, perché non la faremo in questo episodio, mi dispiace. Ehi, Sudowoodo. Guardami, guardami! Non ti sto guardando, non sei un gran bello spettacolo. Oddio! Che diamine ha questo Shroomish? Nessuno balla bene come me! Ok, va bene, non ti sfido, va bene? Facciamo così.
Psyduck. Tu non cambi molto dal normale. Ok, basta. Ok, Chandelure, la pagherai per questo!